chiediamo equità. Vogliamo che il parlamentare vada in pensione come tutti i cittadini italiani. Stanno facendo trapelare che probabilmente questa delibera sarà sabotata da un parere in ufficio di presidenza. Noi non abbiamo nessuna intenzione di stare a guardare i partiti mentre provano a fermare per l'ennesima volta una delibera che elimina un privilegio dei parlamentari. Perché 4 anni e 6 mesi per maturare una pensione, quando lì fuori servono anche 42 anni per andare in pensione, 42 anni di lavoro. Allora noi oggi, prima di tutto, lanciamo un conto alla rovescia, che tra poco attiveremo con quel pulsante che è lì, da qui al 15 settembre. Ma se il 15 settembre quel conto alla rovescia che attiviamo oggi dovesse essere scaduto e qui non hanno ancora abolito le pensioni dei parlamentari, state certi che convocheremo il popolo italiano sotto al Parlamento. Abbiamo visto tanto in questi anni, da quando siamo qui dentro, la lontananza che c'è tra i politici e i cittadini che sono al di fuori di questo palazzo. Noi oggi vogliamo un po' avvicinarli, questi politici, con i cittadini normali, e in particolar modo con i pensionati. Forse se riusciamo a normalizzare il parlamentare, riusciremo anche a normalizzare il paese. Il caso Consip è semplice. L'imprenditore che è stato arrestato stamattina finanzia la fondazione di Matteo Renzi e noi dovremmo chiedere a Matteo Renzi di rendicontarci tutte le entrate della sua fondazione, perché i soldi di uno arrestato per corruzione sono nella fondazione di Matteo Renzi, con cui lui oggi sta facendo il giro per la campagna elettorale delle primarie del PD. Questa connessione io non l'ho letta da nessuna parte stamattina, in nessun TG, in nessuna apertura, ma è la vera cosa inquietante, che magari non ha risvolti penali, ma ha risvolti politici non da poco, visto che poi in questa inchiesta sono coinvolti anche suo padre e il suo braccio destro. Faccio un plauso e complimenti al Consiglio di Amministrazione della RAI, che ha deliberato il tetto a 2,40 anche per contratti che non siano quelli strettamente legati interni. RAI, e da aprile. Il nostro piano trasparenza, che oggi ha avuto i suoi effetti, come si vede all'interno del RAI, perché tutti i curriculum e gli stipendi dei dirigenti sono pubblicati sul sito della RAI, mentre non era mai stato fatto, e possiamo andare avanti su questa strada, perché se tu riformi tutti i settori, allora possiamo parlare anche degli stipendi, possiamo parlare dei contenuti, possiamo parlare del servizio pubblico, come deve essere finanziato, se anche la pubblicità. Il 7 febbraio 2017, durante un tentativo di conciliazione presso il Ministero del Lavoro tra la TIM e il sindacato Wilcom, la società ha riportato una serie di indicatori economici a sostegno della sua azione. Peccato che esattamente il giorno prima, il 6 febbraio, durante la presentazione ufficiale del piano strategico per il prossimo biennio, i vertici TIM avessero divulgato dati completamente opposti. E in effetti negli ultimi 5 anni i ricavi sono aumentati ed evidentemente la contrattazione di secondo livello che loro hanno voluto abolire ha concorso al raggiungimento di tali risultati. È infatti evidente che in presenza di un trend positivo per lo sviluppo della società, le misure restrittive che l'azienda vuole applicare siano assolutamente inaccettabili. Il governo deve porsi a fianco dei lavoratori e dei lavoratori TIM, che in questi giorni chiedono a gran voce di rivedere queste misure, o altrimenti, signori, quella è la porta. Grazie. A pochi nella maggioranza parlamentare interessa il destino di coloro che hanno una invalidità definitiva a causa di un atto medico, di un errore che può sempre accadere, di una negligenza. E questa è la cosa più grave. Tutti questi casi voi non vi preoccupate delle vittime. Vi preoccupate a che le compagnie di assicurazione risparmino il 40% di questi risarcimenti. E questa è la cosa più grave. Voi, per fare affari alle compagnie di assicurazione, banchettate sulla salute dei pazienti e sulla salute delle vittime di mala sanità. La politica, il governo e la maggioranza finanzia le compagnie di assicurazione per milioni di euro, togliendole alle vittime di mala sanità, e in quest'aula c'è il completo silenzio. E questo completo silenzio, Presidente, in realtà significa solo una cosa: colpevolezza. Voglio riportare il tema su quello che succede qui in Europa e soprattutto riguardo alla prevaricazione dei diritti fondamentali come quello della salute. Cito Sofosbuvir, prima l'ha citato la relatrice, che può portare alla guarigione completa dell'epatite C e viene venduto nell'Unione Europea 277 volte il prezzo di produzione.
Il vaccino per la pertosse si produce a un prezzo che è meno di un dollaro, ma in Unione Europea viene venduto a 120 dollari. Erlotinib per il tumore al pancreas costa 15.000 euro a trattamento e produce un aumento medio di sopravvivenza di soli 15 giorni. Ma il peggio viene da quegli emendamenti vergognosi del PPE e di ALDE che vogliono addirittura promuovere l'innovazione incrementale. Siamo all'assurdo. Qualunque medico sa molto bene che l'industria utilizza la strategia del brevetto sempre verde. Sicuramente i minori non accompagnati non sono semplicemente minori maschi, ma sono anche minori donne che vengono violentate. Sicuramente i minori di minore età non sono semplicemente bimbi di figli di persone che volevano figli, ma sono figli di donne che hanno subito violenze, perché sono persone che subiscono la tratta. E sicuramente questo disegno di legge non è perfetto, ma non importa creare accoglienza tanto per creare accoglienza. Allora non gliene frega niente stare qua. Allora loro vogliono è semplicemente un diritto di dignità umana. Non sono negri dell'Africa, non sono negri del Mali o negri del Congo, sono esseri umani. Fonti stampa riportano un dato allarmante. Nel 2014 il 65% dei figli di coppie dentro le quali è avvenuta una violenza avrebbe assistito all'atto ed è stato stimato che dal 2000 ad oggi gli orfani di femminicidio sono più di 1600. In conclusione, Presidente, riteniamo che nel complesso il provvedimento in esame oggi sia condivisibile e pertanto esprimo il voto favorevole del Movimento 5 Stelle. Grazie. Volete veramente che la gente si affezioni al progetto europeo? Allora partiamo da tre punti fondamentali. Uno, liberiamoci da chi ha palesi conflitti di interesse come lei. Poi discutiamo di alternative alla moneta unica e a questo mercato unico, mettendoli veramente al servizio delle persone e non solo dei grandi portatori di interesse. E tre, coinvolgiamo i cittadini in questo processo. Vogliamo referendum e democrazia diretta che devono essere pilastri della nuova Europa, altrimenti i cittadini si chiederanno sempre chi comanda Europa. Noi o le lobby? Grazie. Oggi siamo qua per presentare il risultato finale del disegno di legge sul bando dell'olio di palma. Lo scopo di questo disegno di legge qual è? È quello di dire stop all'utilizzo dell'olio di palma. È qualcosa che muove miliardi e miliardi di dollari e che sta causando la distruzione completa di foreste nel sud-est asiatico, foreste plurimillenari che non verranno mai più ricostituite. Immaginate se oggi non avessimo come italiani nessuna testimonianza degli Etruschi, dei Sanniti. Questi popoli vengono cancellati, sono delle culture che tramandano, ecco, le loro tradizioni oralmente e quindi una volta che vengono cacciati via dai loro territori, una volta che le loro foreste vengono convertite in qualcos'altro, ecco, sono privati della loro identità. Quindi noi vogliamo dire basta a questo principio di sfruttamento dell'altrui terreno solamente per fare cosa? Per portare in Italia un componente, una materia prima come il grasso di palma che alla fine è anche dimostrato che non faccia bene. L'Italia è la prima nazione dove i cittadini hanno detto no all'olio di palma. Lo hanno detto grazie a un'etichettatura, hanno potuto sapere che era presente e scegliere di non acquistarlo. Dobbiamo assolutamente fermare l'utilizzo di questa materia prima, sia nell'alimentazione, ma soprattutto e sempre più oggi dentro l'utilizzo dei biocombustibili. Settembre 2015. Volkswagen ammette di avere intenzionalmente installato un software in grado di truccare i test sulle emissioni di 11 milioni di vetture. Mentre la società tedesca ha accettato di rimborsare i consumatori statunitensi, nulla è stato fatto nei confronti dei consumatori europei. Ieri, nel silenzio imbarazzante dei media, si è conclusa la commissione d'inchiesta, nata proprio per far luce e punire i responsabili. E con il lavoro del Movimento 5 Stelle abbiamo ottenuto la proposta di creare un'agenzia totalmente indipendente che avrà il compito di testare e verificare i veicoli immessi in circolazione. La missione del completo fallimento del sistema attuale nel garantire auto pulite in circolazione. La denuncia delle chiare responsabilità e delle mancanze della Commissione e di molti Stati membri. Non hanno controllato le auto e hanno fatto di tutto per oscurare le indagini post scandalo. Addirittura l'Italia, con il ministro Delrio, ha spinto per raddoppiare i limiti delle emissioni ed è stata la prima a non voler pubblicare i dati e i risultati delle indagini. Pretendiamo risarcimenti per i consumatori e un programma preciso e immediato contro i milioni di veicoli che non rispettano i limiti e che continueranno a circolare per decenni. Adesso basta, non si può morire per il profitto delle lobby. Statene certi, non ci fermeremo qui. 3. Coinvolgiamo i cittadini in questo processo. Vogliamo referendum e democrazia diretta che devono essere pilastri della nuova Europa, altrimenti i cittadini si chiederanno sempre chi comanda Europa. Noi o le lobby?
Grazie.